Un'opera sociale importante, perché quando si parla di sociale oggi non è proprio così semplice reperire i fondi, ricordiamo anche come avete fatto. Sì, infatti il bello di quest'opera soprattutto è che non abbiamo utilizzato fondi nostri di Cazzano Sant'Andrea, ma con il bando dei nuovi progetti di intervento l'opera è stata interamente finanziata a fondo perduto. Poi è stato fatto anche un'opera a valenza culturale, il sottoscritto è molto attento e a me piace molto leggere, quindi il fatto di aver fatto una biblioteca è anche un sogno personale, però secondo me per il paese è un'opera importante. Nonostante oggi ci sono se si può arrivare dal punto di vista digitale, tablet, computer e quant'altro, soprattutto cellulari, però un luogo fisico secondo me è ancora importante, forse più di prima. Un gioiello dell'epoca che col tempo era diventato fatiscente, fortunatamente le vecchie amministrazioni l'hanno recuperato e oggi l'abbiamo completato. Piano terreno ci sono due stanze polifunzionali, quindi serviranno per le associazioni, fra un mese abbiamo già la festa a Cazzano e verranno utilizzate da subito, e poi abbiamo predisposto anche le predisposizioni per eventualmente fare un chiosco, un bar, che potrebbe servire anche il parco giochi, in un prossimo futuro pensiamo a quello. All'ultimo piano invece c'è un open space che è la biblioteca, e tutta la biblioteca invece avrà spazi adeguati, perché dove c'era oggi erano i locali del comune, ma erano molto angusti, quando facevano delle feste non avevano proprio mai spazi, venivano in sala consiliari i ragazzi, invece fortunatamente adesso avranno spazi adeguati alla bisogna. È un bene soggetto a molti vincoli, li abbiamo dovuti, però mi sembra che il risultato finale sia ottimo, sia esternamente, che era già, ripeto, finito, che anche internamente.